Ragazzi, buongiorno. Non so, probabilmente ve lo aspettavate, ma come avete visto dallo scorso video, ho iniziato ad allenare stacco. Ma questo lo vediamo meglio nel prossimo video, quindi non perdetevelo. Parliamo di cose serie. Nella mia stupenda home gym non ho un posto per fare stacchi da terra. Cioè, nell'ultimo video, come avete visto, mi ero messo io qui al centro con questa cosa di gomma e qui ai lati questi pezzettini di gomma, sia qui che questo qui, per evitare che i dischi distruggessero il pavimento. Perché non so se avete visto il video di Insane Screamer, ma quando si è allenato nella mia home gym e ha fatto stacchi da terra sul gommato senza altri rinforzi, mi ha fatto un buco sul pavimento. C'è una specie di fossa e vorrei evitare che durante i miei allenamenti di stacco finisca a creare delle cunette dentro il mio studio. In più, vi stavo dicendo prima che io faccio stacchi qui in questo momento per evitare proprio le cunette. Però ogni volta che faccio stacchi da terra ho paura di prendere con i dischi uno e due pezzi del rack, così da rovinare tutta la vernice dei dischi e rovinare anche il rack. E visto che qui, in questa parte qui dietro il rack, c'è tutto questo spazio qui libero, voglio creare una pedana da stacco da metterci per poter iniziare a staccare i chili veramente interessanti. Ho già questa mattonella di pavimento gommato da un metro quadro che non uso, spessore 2 centimetri. Direi di andare in ferramenta e comprare tutto il necessario per creare una bella pedanina per fare stacchi da terra. Vamos. Comunque ragazzi, like per l'appunto, perché lei mi accompagna in tutte le mie avventure. Altro che BMW, Audi, Mercedes. Poracci. Lo youtuber serio lo riconoscete dalla macchina. Dai, basta stronzate, andiamo a prendere le cose che ci servono per diventare forti. Ragazzi, preso tutto. Vi avrei fatto qualche ripresa intanto che li portavo in macchina, ma stavo morendo. Comunque ho speso in tutto 61 euro, quindi questa pedana mi è costata 61 euro. Non male. Come la tiro fuori sta roba? Vedete che c'è scritto qui? Iscrivetevi. Bene, abbiamo tutto quanto il necessario. Però porca miseria, pensavo di metterci di meno a prendere tutto. Solo che tra tagliare il compensato in maniera precisa, prendi tutto, vedi cosa è meglio, ci ho messo più di 2 ore. Quindi, visto che sono le 8 e io ancora devo allenarmi, porco cane, adesso mi alleno e poi vado a casa a cenare. Noi ci vediamo domani mattina con la costruzione della pedana. Poi la proviamo anche. Ragazzi, ci siamo! Qual è l'idea? Vi faccio vedere. In pratica abbiamo come base, ragazzi, questa tavola di conglomerato da 2 metri per 0,5. Al centro, dove poggeranno i piedi, ci saranno questi due cosi di compensato che devo attaccare. E agli angoli mettiamo due mattonelle al lato di questo pavimento gommato. Saranno mattonelle da 0,5 per 0,5, quindi dobbiamo tagliare questo coso in 4 e attaccare tutto quanto tra viti, colle e... Iniziamo. Ci tengo al fatto che esca bene, giuro. Perfetto. Ragazzi, di solito io e la precisione siamo proprio due nemici, ci prendiamo a pugni. Invece questo giro è andata perfettamente. Uno e due. E che vuoi di più dalla vita? Non penso serva a qualcosa. Già inizia a prendere forma, eh? Sempre una faticaccia tagliare il gommato, eh? Però uno, due, tre e 4. Inizia a prendere forma, niente male, eh? Comunque ragazzi, la Vinavil c'è tipo una roba insensata, costa 2 euro, attaccherebbe qualunque cosa. Cioè già non si muove sto coso.
E uno, due, siamo a tre e quattro, ragazzi. Porca miseria, se sono stato bravo. Guardate che carina. Ragazzi, questa già sarebbe utilizzabile, perché fidatevi che non si muove. Ma adesso mettiamo due o tre rinforzini e poi la testiamo per bene. Ragazzi, adesso la pedana è pronta per essere utilizzata. L'ho rinforzata con un pochino di viti che sono tipo stupende. Infatti ero indeciso se metterle da sotto o da sopra, però mi piace proprio l'effetto estetico che danno. E poi con queste staffettine ad L, così il gommato non si muove. Noi ci vediamo lunedì, perché ho singole pesanti in stacco, e così la proviamo un pochino. Ragazzi, siamo pronti per fare un pochino di stacchi potenti. Guardate che spettacolo. Dall'ultima volta che vi avevo lasciati, ragazzi, ho abbellito la pedana d'attacco e io ho cambiato posizione. Ho semplicemente fatto una cornice di erba sintetica intorno alla pedana per renderla più bella, attaccandola semplicemente con dei chiodini e un po' di nastro biadesivo. In più ho cambiato la disposizione della palestra per essere più comodo negli allenamenti. Ho tolto la panca e i manubri da qui e li ho messi qui e qui. Così qui abbiamo tutti quanti gli accessori e cose particolari. Qui ovviamente ho messo la pedana. Ho spostato la lat machine più in fondo e messo in maniera obliqua, così da risparmiare un po' di spazio. E messo i dischi qui, perché se no ogni volta che faccio stacchi avrei dovuto spostare i dischi da lì a qui e sarei tipo impazzito, cioè sarebbe stato più stancante mettere i dischi che fare stacchi. Niente, comunque adesso abbiamo una singola di stacco da terra RPE7 con 3 secondi di salita, quindi carichiamo un pochino questo bilanciere e proviamo. Mannaggia, oh, bello fare stacchi, però che palle. Primo test, 70 kg. Che è tanto comoda. Cacchio, mi sento comodissimo. Anche se dobbiamo provare con carichi più alti. Bene però. Siamo a 170. 170 kg, 3 secondi di salita. Ovviamente basta fascette, perché le singole e anche le doppie senza fascette. Dopo questa iniziamo con i carichi allenanti. Fatte due così. Adesso passiamo a 190. Comunque, ragazzi, se questo video arriva a 5000 mi piace, inizio una serie in cui costruisco un home gym da zero, completamente fai da te. Quindi costruiamo il rack, panca, tutto quanto fai da te. 5000 mi piace e si inizia la serie. Ritorniamo alle cose serie. 190. Sempre 3 secondi di salita. Ragazzi, ovviamente se vi servono dischi fini con misure regolamentari da powerlifting, ottimi anche per lo street lifting e in più con le prese, Spartaco, codice sconto LucaYT. Cacchio, no, io adesso devo mettere i 15, non i 20 per fare 200. Fermi. Ok. Due e 10, adesso mettiamo i 20. Quanto è bella questa pedana, mamma mia. Due e 20, porco due se so forte.
Però ragazzi, questa è l'ultima perché sennò poi sforo l'RPE. Devo andarci piano. Ho RPE 7 e lo rispettiamo, visto che è la seconda settimana che alleno stacco. Meglio non esagerare, anche perché inizialmente lo mettiamo in programma veramente leggero. Parali, falli volare, così settimana prossima fai 2.30 con 3 secondi di salita lenta e iniziamo a divertirci. Dai Luca, dai. Non fare la pippa. Beh, non sono male, eh. Comunque provo anche i 230. Ciao goccia. Due sono poco forte. Ragazzi, io direi che abbiamo fatto un gran lavoro. Con 60 euro abbiamo costruito la nostra pedana da stacco, bella e funzionale. Mi raccomando, 5000 like perché io voglio iniziare questa serie. E iscrivetevi al canale perché abbiamo tante gare da vincere, non solo nello street lifting. Ci vediamo alla prossima.